Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori ci troviamo su Clash of Clans per continuare la nostra ronda to Magma Walls. Signori, oggi ho un paio di cose da farvi vedere e qualche novità anche nel video notturno. Dunque, innanzitutto, come state vedendo, il castello del clan è completamente pieno delle risorse dei bonus stella. Quindi ragazzi, oggi andremo a ritirare tutto e spenderemo il più possibile nella nostra road. Seconda cosa, ragazzi, voglio assolutamente farvi vedere un paio di replay che ho fatto, degli attacchi che ho fatto, ma prima di tutto andiamo nel villaggio secondario, perché come sicuramente vi ricorderete, eravamo passati di municipio, eccoci qua. Questo qui è ancora il villo vecchio, naturalmente quello che avevo prima. Come state vedendo, ho messo giù le cose nuove che sono il calorifero, la torre dell'arciere, la mina gigante lì, la megamina, la mina normale e anche lo spaccatutto. Come state vedendo, mi sono concentrato principalmente sullo spaccatutto, il resto l'ho messo soltanto giù e ho tirato su un pochino le mura, che le ho messe al 3, ragazzi, non sono ancora almeno al 4 come le altre che ho basse, però vabbè, ragazzi, piano piano faccio tutto. Il problema più che altro è che avendo un muratore soltanto, ragazzi, bisogna fare per forza una cosa alla volta. Ora vi faccio vedere perché mi sono concentrato principalmente sullo spaccatutto. Vado a mettere il nuovo villo che ho preparato ed eccolo qua, ragazzi. Come vedete, è un villo abbastanza particolare perché ha delle aperture su entrambi i lati, in modo tale che i giganti, comunque le truppe di terra, cerchino di entrare in queste aperture qua, in modo tale che debbano per forza passare o da uno spaccatutto o dall'altro. Quindi capite benissimo da soli che lo spaccatutto in questo tipo di villaggio è una difesa più che essenziale. Già normalmente, ragazzi, nei villaggi comuni, rega, comunque è importantissimo lo spaccatutto. Infatti è la difesa che a me principalmente mi dà più problemi, perché io attacco sempre da terra e non dall'aria. Ma in questo villaggio ancora di più, proprio perché sono separati innanzitutto e quindi devono essere attivi per forza tutti e due e devono essere belli alti. Non lo porterò subito al livello massimo a cui lo posso fare, perché ovviamente lo posso fare di livello 6 essendo passato di municipio, ma innanzitutto lo pareggerò a livello 5 con quello precedente, poi comincerò a tirare su le altre cose che ho messo giù, tipo la torre dell'arciere, che è questa qui che ha l'1 ed è inguardabile, ragazzi, e anche la megamina e la mina, assolutamente. Una volta che avrò pareggiato quelle cose, poi comunque diciamo che come prima cosa da mettere alla paletta sicuramente metterò lo spaccatutto oppure magari il mortaio, poi vedrò, ragazzi. Ok, raga, oggi voglio farvi vedere assolutamente un paio di replay di attacchi che ho fatto, perché sono veramente spettacolari. Andiamo su attacchi e vi faccio vedere che ultimamente sto prendendo bene il nero. Il primo che vi voglio far vedere è questo qua. Naturalmente li ho fatti soltanto con la Queen, ragazzi, perché il nostro re, come sapete, è andato in pensione per una settimana. È un TH10 inattivo, ma come vedete la maggior parte del nero è qui al centro, quindi ho dovuto attaccarlo in maniera molto molto pesante. Vado come sempre con i nostri giganti, con dietro i curatori, a cui, cioè, tra l'altro ho messo subito i curatori in questo villaggio perché ho visto che le difese aeree erano abbastanza interne e tempo che i giga arrivavano a distruggere la prima difesa aerea, ciao ragazzi. Purtroppo qui mi si sono divisi, ma non è un problema. Io con gli arcieri ho fatto pulizia ai lati per far entrare la Queen. La Queen in questo momento è entrata, sta cercando di togliere un po' dalle palle le prime cose. Mamma mia, ragazzi, quando si dividono così i giganti è sempre una Madonna. Però vabbè, in questo momento, infatti, come state vedendo, i curatori stanno andando giù malissimo, perché i giganti, essendo pochi, ci mettono una mina a spaccare il muro. Ecco qui che l'ultimo curatore è andato. Da qui in poi, ragazzi, utilizzerò gli incantesimi. Non mi ricordo quanti ne ho usati, ma adesso lo vedremo insieme. Mando dentro una buona quantitativo di arcieri perché volevo far fuori prima possibile il mortaio. Ecco, fatto il primo mortaio, se n'è andato. Qui gli arcieri evitano malissimo la palla di mortaio. Qui spaccano una parte, entra, mentre una parte viene distrutta, e qui poi la torre bombardiera va a distruggere gli ultimi arcieri. La Queen comunque è riuscita ad entrare stando dietro ai giganti. Questo è un inattivo un po' strano perché alla fine c'aveva anche delle cose in up, ma vabbè. E qui finalmente la nostra Queen di livello 39 si va a prendere
tutto il resto del nero che rimaneva in questo villaggio. Veramente fantastico, rimangono soltanto 60. E volevo tirare giù anche il castello del clan, ma se non mi sbaglio non ho fatto in tempo, anche perché qui, esatto, da qui mi viene colpita, qui vado a distruggere quell'ultima miniera, uso l'abilità e poi qua a un certo punto ho finito il tempo, ecco perché non ho fatto in tempo. Ah no, sono riuscito a pigliarlo, grande mezzo, sono riuscito a prenderlo giusto, lasciando questo villaggio completamente a zero di nero. Mi ricordavo, ragazzi, che non ero riuscito a prenderlo tutto, strano. Comunque molto bene, ragazzi, ci siamo presi ben 6.000 passa di nero e qui siamo andati bene o male in pari all'attacco che avevamo fatto in live, dove avevamo sfidato Grax. Non so se ve lo ricordate quell'incredibile video che avevo postato nel canale. Inoltre, ragazzi, ora vi farò vedere un replay ancora più incredibile. Se andiamo qua giù, ragazzi, guardate qua, ho praticamente distrutto il mio record precedente di 6.000 qualcosa di nero, sono arrivato a ben 7.000. Vi apro il replay assolutamente ed eccoci qua. Come state vedendo è un TH10 inattivo che ha anche un sacco di risorse nei depositi, quasi 1.000.000 sia di oro che di elisire, ben 7.473 di nero, cioè veramente fantastico, raga, un sacco di risorse. Qui parto dal basso, questa volta ho distrutto prima un'aerea, visto che era abbastanza esterna, prima di mettere i curatori. Parto subito dietro con la Queen per aiutare i miei giganti a far fuori sia il Re Barbaro che qualche difesa. Inoltre vado anche con i Doma qui, come avete visto, che li ho usati per tenere la Queen al riparo da quella pericolosissima torre dell'arciere. Qua gli arcieri intanto mi prendono il primo, diciamo, un estrattore di elisir, e qui la Queen si va a prendere il deposito di oro, grande mezzo, raga. Ho messo una furietta ai giganti per aiutarli a distruggere un'aerea e anche per distruggere quel cavolo di muro dove all'interno c'era una cazzo di Tesla di livello 8. Ecco che ne è spuntata un'altra. In più i curatori con la furia, ragazzi, sono veramente fenomenali. Lì purtroppo c'era la Queen che poco alla volta mi sta distruggendo malissimo i giganti, raga. Però vabbè, intanto c'è qui anche la nostra Queen che è un po' incartata sul municipio. Vado a mettere un'altra cura soprattutto sui curatori, ragazzi, più che altro per tenere ancora un po' in vita i giganti e fare da scudo alla Queen. La Queen si va a prendere tutto il deposito di nero. Purtroppo non riuscirò a prendere tutto, ragazzi, anche se sarebbe stato veramente una cosa della Madonna prendere tutto. Purtroppo non sono riuscito a prendere tutto perché mi mancava il Re Barbaro, che avrebbe fatto da scudo ancora per più tempo alla Queen. Se non mi sbaglio ho utilizzato anche le cure in questo attacco sulla Queen. Adesso lo andremo a vedere insieme perché non me lo ricordo, dato che l'ho fatto ieri. E come state vedendo, però, comunque ho utilizzato anche gli arcieri per distrarre temporaneamente magari le piccole difese che avrebbero però dato molto molto fastidio alla Queen, in modo tale da tenere l'abilità della regina il più a lungo possibile per utilizzarla poi in seguito. Adesso qui c'è soltanto la Queen, ragazzi, che si sta facendo la sua pulizia completamente da sola. Vado con la prima cura e più che altro per il cannone, ragazzi, perché il cannone fa un male della Madonna alla nostra regina e purtroppo non voleva assolutamente andarlo a distruggere. Finalmente l'ha distrutto, ma purtroppo non ha assolutamente più vita. Io ho ancora 11 arcieri, vado a mettere la seconda cura qui in questo momento, in modo da prenderci tranquillamente anche l'altro deposito di oro. Tra poco utilizzerò anche l'abilità della regina, in questo momento eccola qua, in modo che vada a distruggere tranquillamente anche la torre del mago, e così gli arcieri dall'esterno sono riusciti a prendermi un altro paio di miniere ed estrattori. Qui la Queen prova ad andare sul castello del clan. Guardate che culo il cannone che viene distratto dagli altri arcieri che avevo fuori, ma purtroppo eccolo qua al replay dove non ho fatto in tempo a prendere il castello, finisco il tempo e la Queen non riesce a distruggermi completamente il castello, che era bello pienotto di risorse da quello che si poteva vedere. Peccato, ma comunque davvero un grandissimo bottino, raga, veramente fantastico. Oggi, signori, siamo qui per andarci a fare un paio di attacchi insieme e continuare le nostre mura. Come prima cosa io direi di farci subito, immediatamente, un paio di muretti, raga, in modo tale da andare a ritirare le risorse del castello. Quindi andiamoci a fare subito un muretto con l'oro, ecco qua, e teniamo il conto, siamo a 1, ragazzi. Ora siamo pronti per ritirare il castello, andiamolo a ritirare subito, ecco qua, ragazzi, oppa là. Siamo di nuovo veramente altissimi con le risorse, quindi andiamo a farci
un altro muretto con l'elisir, e a questo punto siamo già a due mura e noi siamo pronti per andarci a fare il primo attacco di oggi. Quindi rimettiamo il nostro villaggio normale. Signori, ho fatto veramente molta fatica a trovare un villaggio da attaccare. Tra l'altro ho deciso di attaccare perché non ne posso più di skippare, ma questi tipi di villaggi così aperti sono assolutamente da fare con l'aiuto del re barbaro. Noi ragazzi ci proveremo e faremo del nostro meglio, vediamo un po' che cosa riusciremo a combinare. Allora, come prima cosa andiamo a tirare giù assolutamente quell'aerea, e prima di andare a mettere gli arcieri, ragazzi, io preferisco che i giganti mi tirino giù almeno il mortaio, sempre se andranno, se decideranno di andare sul mortaio. Se l'aquila entrasse anziché fare il giro sarebbe veramente più che fantastico. Io intanto metto qui i curatori che devono andare su di loro. Perfetto, niente, la Queen ha deciso di girare malissimo, rega, veramente malissimo, e questo è il motivo principale per cui vanno fatti anche con il re barbaro assolutamente questo tipo di villaggi. Dunque, qui ci sono un bel po' di arcieri all'interno, io vado a dargli una mano con loro. Ok, perfetto, qui ci andiamo a mettere ancora qualche arciere all'esterno. La Queen dovrebbe essere al sicuro. No, non è vero, purtroppo la stanno bersagliando male. Dai, forza giganti, non fatemi sprecare l'abilità. Allora ragazzi, non voglio sprecare l'abilità della Queen, quindi provo a tenerla in vita con la cura. Perfetto, perfetto raga, perfetto così. Ok, ok, allora adesso andiamo a dargli una manina a loro anche con qualche arciere, anche perché sono rimasti pochissimi giganti di qua. Di qua dovrebbero essere morti più o meno tutti. No, non è vero, ancora ce ne sono, e qui stanno per entrare un po' di arcieri per prendermi ancora qualcosa. Naturalmente non prenderemo tutto da questo villaggio, raga, non c'è bisogno di dirlo, ma era normale, raga, è perché serve anche il king per fare questi villaggi qua che sono così aperti. Ma già prendere comunque circa 4.000 di nero, perché questo villaggio aveva 6.000 di nero se non mi sbaglio, e anche la metà delle risorse, che comunque aveva un bel po' di risorse, raga, non è affatto male. Ho messo la furia sul curatore, ragazzi, in modo tale che magari ci riusciamo a pigliare anche il municipio, che comunque contiene sempre buone risorse. Vediamo un po'. Ok raga, in teoria no, non è vero, non ce lo prendiamo perché anche la Queen ci è venuta a dare molti problemi. Ok, allora direi di utilizzare gli ultimi arcieri per cercare di prendere un altro po' di risorse, e quindi facciamo così, gliene mandiamo addosso un po'. Un bel po' verranno sterminati subito dall'arco X, ragazzi, ma quel deposito dovremmo riuscire a prenderlo. Ok, perfetto, in teoria quel deposito ce lo siamo presi, e sono indeciso se andare sul deposito o su questo estrattore e miniera. Dai ragazzi, provo ad andare qua su questo estrattore e miniera, vediamo un po' se facciamo in tempo a spaccare il muro e prendere ancora qualcosa. Devo dire che comunque l'attacco è andato abbastanza bene, non mi aspettavo, ragazzi, di prendere così tanto. Ovviamente non abbiamo preso tutto il nero perché un bel po' era al centro e senza king col cazzo che riuscivamo ad entrare, ma ci siamo comunque presi un buon quantitativo di risorse. Io adesso mi piglio quell'ultimo estrattore, perfetto così, e ora noi possiamo anche chiudere tranquillamente l'attacco. Siamo tornati comunque a casa con un ottimo bottino di 527.000 di oro, 520.000 di lisir e 4.050 di nero. Niente affatto male, ragazzi, per il primo attacco di oggi. Ok, metto a rifare le cose che abbiamo utilizzato, che sono i due domatori, il prossimo esercito e naturalmente una cura e una furia, e noi, signori, siamo già pronti per andarci a fare il secondo attacco, quindi ripartiamo al volo. Eccoci qua, signori, tornati. Ho trovato un inattivo per farci il secondo attacco, visto che non abbiamo né reali né tutti gli incantesimi. Non perdiamo tempo, ragazzi, cominciamo subito a bonificare questa banca che ci ha dato il gioco. Ok, andiamo subito qui a prenderci tutte queste belle risorse. Vado a mettere un altro paio di giganti perché c'è la Queen, che anche se bassa, ragazzi, ma la Queen fa sempre un male del dio ai nostri poveri giganti, eh. Perfetto, questo lato lo abbiamo ripulito. Tra l'altro anche i depositi sono esterni, ma penso saranno completamente vuoti, lo scopriremo tra poco. Ok, ci siamo pigliati tutto. No, qualcosina nei depositi pare che ci sia, ma cominciamo innanzitutto a prenderci tutte le risorse che ci sono negli estrattori e nelle miniere, ragazzi, che ovviamente sono molto più piene rispetto ai depositi, essendo un inattivo. Ok, qua ci siamo, andiamo a mettere un gigante anche di qua. Perfetto, qua ci siamo pigliati praticamente tutto. Andiamo qui già a sterminare
il re barbaro. Ok, perfetto. E a questo punto non so nemmeno se ci basteranno gli arcieri per andarci a prendere tutto nei depositi. No, infatti, perché ce ne rimangono soltanto 4 e non penso assolutamente che ce la faremo prendere tutto nei depositi. Ma ci siamo comunque svuotati alla grande questo villaggio, quindi io direi ci andiamo a mettere qua i giganti per distrarre la Queen e andiamoci a mettere gli ultimi arcieri che magari si pigliano ancora un pochino di risorse dai depositi. Perfetto, raga, qua abbiamo preso anche quasi tutti i depositi dell'Elisir, quindi grande mezzo. Perfetto, qui ce ne manca veramente pochissimo. Vediamo un po' se riusciamo a prendere almeno uno dell'oro. Sì, un paio riusciamo a prenderli, ragazzi, perché là c'è un arciere temerario, qua ci sono i 4 che abbiamo messo. Perfetto, raga. Perfetto, la Queen non rompe nemmeno il cazzo ai nostri arcieri, quindi possiamo terminare con tranquillità questo attacco. Eccoci qua, signori, ad attacco terminato con 439.000 di oro, 399.000 di elisir e altri 2.220 di nero. Quindi alla fine in questo video siamo riusciti a prendere circa 6.000 di nero, ragazzi, niente affatto male. Siamo purtroppo passati in Lega Master e poi successivamente tornerò giù perché io mi trovo molto meglio giù, ragazzi. Ora, signori, siamo pronti per andare a spendere l'ira di Dio nel nostro villaggio di modifica sulle mura, ragazzi. Ne abbiamo già fatte, quante ne abbiamo già fatte, ragazzi? 2, se non mi sbaglio. Andiamo a fare tutte quelle che possiamo ora e partiamo con 3 milioni di oro, andiamo con 3 milioni di elisir, terminiamo la fila con altri 3 milioni di oro e altri 3 milioni di elisir. Se i calcoli non mi ingannano e se mi ricordo quanti ne ho fatti all'inizio, ragazzi, oggi ci siamo fatti ben 6 mura di livello 11. Mamma mia che spettacolo. E a questo punto, ragazzi, mi sa che abbiamo superato la metà. Non vorrei dire una cazzata, facciamo rimuovi tutto e andiamo a controllare. Ragazzi, abbiamo più mura all'11 di quante ne abbiamo a livello 10, veramente fenomenale. Non vedevo l'ora di questo piccolo traguardo, ma soprattutto non vedo l'ora della fine di questa incredibile road. Signori, rimetto il mio villaggio normale e noi ci salutiamo. Spero che questo nuovo incredibile, fantastico video su Clash of Clans vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, pollice in su, commentate e condividete. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. Qui da vostro caro Brutal, un salutone. Bella, raga!